OS 2023 continua, siamo allo stand della San Marco S.P.A., una tra le principali produttrici di macchine da caffè professionali al mondo, e siamo in compagnia di Roberto Nocera, il direttore generale dell'azienda. Caro Roberto, è un grandissimo piacere rivederti dopo tanto tempo, ma soprattutto qui sugli schermi di OrecaTV.it. Grazie Fabio, il piacere è tutto nostro, è l'onore, e ringrazio te, caro Fabio, e il tuo team di essere venuto qui sul nostro stand a trovarci e a vedere le novità che abbiamo proposto per l'edizione 2023 di OST. Non ci vediamo da un bel po' di tempo, anche se diamo notizia di tutti i cambiamenti, tutte le novità, tutte le iniziative legate alla San Marco. Facciamo un riepilogo in un minuto degli ultimi 12 mesi. Ecco, impresa ardua in un minuto. Diciamo che nel 2023 sono state diverse le novità che hanno riguardato la nostra azienda, novità tecniche ma anche e soprattutto novità organizzative. Certamente la notizia più importante è il passaggio al gruppo SEB, l'acquisizione della San Marco da parte del gruppo SEB, multinazionale francese, leader mondiale nel mondo degli elettrodomestici. È una notizia questa che ha coperto di orgoglio e tutto il team della San Marco, e sicuramente è uno sprone per affrontare le nuove sfide che si apriranno con questo nuovo corso. Andiamo dunque a presentare tutte quelle che sono le novità di prodotto che avete portato qui a OS 2023. Abbiamo solo 5 minuti, facciamo una carrellata molto concentrata di tutte quelle che sono le novità. Ecco, le novità le potrete leggere nel nostro Coffee Break, il giornale che ogni 3 mesi rilasciamo a beneficio dei nostri clienti, dei nostri estimatori. Diciamo che qui a OST noi presentiamo essenzialmente 2 grandi novità. Una nel mondo delle macchine, in particolare nel mondo delle macchine a leva, e stiamo parlando della leva aumentata, una macchina che finalmente potrà dare la possibilità ai baristi di vedere esattamente cosa sta accadendo in termini di pressione e temperatura, che sono poi 2 parametri fondamentali che influenzano l'estrazione. Cosa accade sopra il pannello di caffè? Non solo osservare attraverso i monitor cosa accade, ma anche modificare istante per istante il profilo di pressione per ottimizzare l'estrazione in funzione naturalmente della tipologia di caffè, in termini botanici, e anche del grado di tostatura del caffè e, perché no, dei diversi palati presenti in ogni angolo del mondo. Questo è nel campo e nel mondo delle macchine a leva, ed è sostanzialmente il lavoro che abbiamo fatto qualche anno fa, un paio di anni fa. Nell'OS 2021 abbiamo presentato la macchina D, che dà le stesse possibilità al barista, però utilizzando i chip anziché la meccanica, macchina che riproponiamo anche quest'anno e che dà la possibilità ai baristi di ottenere il massimo da ogni miscela o monorigine o specialty, però utilizzando o una ritualità maggiore, una convivialità, una artigianalità, trasmettere il saper fare del barista italiano, quindi con la macchina a leva, oppure tramite l'elettronica per i giovani baristi che sono più avvezzi all'uso delle tastiere, alla programmazione, piuttosto che all'uso della meccanica. Diciamo che voi siete dei maghi nell'applicazione della tecnologia alle macchine da caffè, e non lo fate solo con le macchine ma anche con gli accessori che occorrono per realizzare un'estrazione perfetta.
Assolutamente, la macchina è l'ultimo punto di una lunghissima filiera che porta i famosi 50 chicchi di caffè lontano dalla striscia che è chiamata Coffee Belt, cioè l'area compresa tra il Tropico del Cancro e il Tropico del Capricorno, da dove il caffè arriva poi nei paesi consumatori. Arriva alla macchina del caffè, però prima della macchina del caffè c'è un altro macchinario estremamente importante per la riuscita dell'erogazione, che è il machine a caffè. E questo campo noi abbiamo lavorato per circa 18 mesi nel ricercare un progetto, nel determinare un progetto che consentisse attraverso la scelta di macine e parametri operativi consentisse al barista di controllare perfettamente anche la macinatura del caffè, dello stesso caffè che poi verrà utilizzato per l'estrazione. Ed è così nata la collezione 2023 di Macina Caffè della San Marco, una collezione composta da 15 elementi, tutti sicuramente con ritrovati che interessano il barista, il professionista. Tre di questi sono brevettati. Molto brevemente possiamo elencarli. Abbiamo la regolazione della macinatura micrometrica, o per meglio dire stepless, quindi la dimensione di ogni singolo grano può essere scelta dal barista, e la distanza tra le macine, che proprio determina la granometria del caffè, e quindi alla portata, la scelta della granometria alla portata del barista. Teniamo conto che in un espresso la distribuzione di frequenza del macinato è estremamente importante, come sappiamo ha caratteristiche bimodali, e quindi il barista deve prestare estrema attenzione a questo aspetto. Altra innovazione è l'impiego di macine zero retention, cioè prive di volumi dove il caffè possa bloccarsi e, reagendo con l'ossigeno, determinare reazioni chimiche che poi danno luogo ad aromi non piacevoli, aromi negativi, come ad esempio gli aromi del rancido, okay? Come il rancido, il bruciato. E non ci siamo fermati qui. La camera di macinazione di tutti i nostri macina caffè della collezione 2023 è raffreddata per mantenere a temperatura adeguata il macinato durante la macinatura appunto del grano. Inoltre abbiamo prestato molta attenzione anche alla rumorosità e alla precisione della macinatura, per cui il gruppo di macinatura è montato su un sistema ammortizzante che garantisce estrema silenziosità. Non solo, ma un sistema che consente anche il recupero dei giochi, quindi la planarità delle macine durante il processo di macinatura. Bisogna anche dire che la bontà, la qualità del macinato è determinato anche dalla sua costanza. Per esaltare questa qualità del caffè abbiamo provveduto a progettare un sistema che permette al sistema di convogliamento del caffè dalle macine alla coppa portafiltro vibrante. Questo permette di evitare la formazione dei cosiddetti grumi, che sicuramente danneggiano poi nella fase successiva di erogazione la qualità della bevanda, ma anche alterano la costanza della dose di caffè. Insomma, sul caffè e sulla macinatura ci sarebbe da parlare davvero per giorni. Voi peraltro organizzate dei meeting periodici in più città italiane proprio per andare a spiegare ai professionisti dell'estrazione, ma anche ai torrefattori, qual è la differenza fra macine coniche e macine piane, grandezza delle macine, velocità della macinatura,
macinatura, la granulometria e tante altre cose che riguardano proprio la scienza della macinatura, che è fondamentale per riuscire a ottenere l'espresso perfetto. Corretto. È mia opinione che la crescita valoriale degli operatori del settore è estremamente importante per un caffè di qualità e anche sostenibile. La sostenibilità è sostanzialmente una caratteristica che sottende diversi significati, il benessere ambientale, sociale e economico, però vi è un aspetto che nel nostro settore, forse anche in altri, è molto importante, è la cultura, e attraverso la cultura si acquisisce la consapevolezza, quindi alla passione si affianca la competenza, ed è questa la nostra intenzione: formare i giovani che con tanto entusiasmo si avvicinano al mondo del caffè, permettendo loro di accedere alla formazione e all'istruzione di questo mondo per poter svolgere il loro mestiere non solo appunto con passione ma anche con competenza e diventare ambasciatori di questa magnifica bevanda che, come è noto, è la bevanda più apprezzata al mondo dopo l'acqua. Ogni giorno si bevono 3 miliardi di tazzine, e a questo proposito mi ricollego al discorso che abbiamo fatto in precedenza. Noi, per ottimizzare il disegno delle macine, ci siamo avvalsi di esperti, di celebri esperti nel campo dell'assaggio, il dottor Andri Godina, l'avvocato Mauro Iliano, specialista assaggiatore di vini e recensore di vini e di caffè, per trovare il taglio delle macine migliore per la nostra collezione. E in questo lavoro di ricerca abbiamo sperimentato la necessità di variare la velocità di taglio, persino non solo la forma della dentatura ma anche la velocità di taglio. Per questo motivo, nella collezione dei macina caffè che presentiamo qui in host, troviamo anche la versione con la velocità delle macine programmabili da parte dell'operatore. E allora, mentre tu parlavi, noi mostravamo tutti i modelli che avete esposto in questa occasione, davvero tanti, il vostro gioiello, la leva di punto e la leva aumentata che si trova proprio alle nostre spalle, insieme a tutti i macinini presentati in questa occasione. Caro Roberto, abbiamo terminato, forniamo a tutti loro l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere per entrare in contatto con voi, richiedere la visita di un agente o avere un contatto col vostro concessionario di turno per l'occasione. Allora, le porte della nostra azienda sono sempre aperte, quindi chiunque voglia visitarci e voglia vedere come le mani dei nostri uomini fanno le macchine che poi vengono esportate in oltre 120 paesi al mondo, ripeto, è sempre aperta, e sarei felicissimo di accogliere quante più persone volessero venire a visitarci. Per chi invece è troppo lontano e vorrebbe avere subito delle notizie, può scrivere a info@lasanmarco.com. Grazie Roberto Nocera, direttore generale di La San Marco S.P.A. Ci rivediamo al prossimo appuntamento con tante altre novità sviluppate e presentate al pubblico da La San Marco. Ciao Roberto. Ciao Fabio, ciao a tutti, grazie.